Amici del Museo dello Sport, buonasera, Armando ai microfoni, siamo in apertura della dinamica di una serata composta di circa 10 incontri, di cui uno sarà all'altezza del professionismo, e nel solito tempo abbiamo un inizio con la nuova preparazione atletica dei ragazzi, che è la nuova specialità della box. Nel quadrato c'è ancora la Little Box, che sta avendo il suo successo. Si apre così la serata con Giorgia Visentin, che adesso salgono sul ring. Il presidente Canonici Antonello fa salire la figlia di Visentin, Giorgia Visentin, per un applauso per la figlia di grande campione Giorgia Visentin. Questa sera ci viene offerta una targa in memoria proprio del primo memorial, e l'abbiamo vista una settimana fa a Ceparana, alla palestra, dove è stata intitolata una sala. Una commemorazione molto interessante con Alberto Brasca a Ceparana, proprio per intitolare questa sala a Bruno Visentin, che nel suo iter della vita pugilistica ha portato veramente grandi onori a Spezia e nel solito tempo all'Italia tutta, in quanto è stato dichiarato un campione mondiale senza corona, ma realmente ha dato lustri in tutti i generi, in Australia e in tutto il mondo, specialmente con le sue doti e qualità di schermitore. Saliva sul ring e sicuramente, quando aveva finito, poteva andare, non dico a fare una serata di ballo, ma si poteva presentare in qualsiasi posto, che si notava poco che era sceso da un ring. Attendiamo ora così il primo incontro che sarà presentato. Qua c'è il cambio dell'arbitro. Secondo incontro della serata. Ripetiamo: Rami Clevis, angolo blu, e angolo rosso Tardani Quariuma. Primo incontro bocca d'asse contro Calnevarino, classe seniores, 69 kg, 3 riprese da 3 minuti ciascuna. Si prepara l'incontro, i due ragazzi sono di fronte all'arbitro, stretta di mano, e siamo pronti. Fuori secondi, prima ripresa è sempre quella che conta, l'abbiamo detto anche prima e continuiamo a vedere quello che succederà adesso. Questi ragazzi sono sempre alla ricerca di sapere chi hanno davanti, e logicamente si stanno scontrando per la prima volta,
uno viene da Boccadasse e l'altro da Carnevarino, e logicamente ora bisogna prendere le distanze e sapere come bisogna comportarsi nel momento. Vediamo che l'angolo blu buona penetrazione dell'angolo rosso che riesce a entrare nella guardia dell'angolo blu. Vediamo l'angolo rosso che impone la sua preparazione dal centro del ring. L'angolo rosso è Tardanico Ariuma che continua a seguire ancora Tardanico alla ricerca del buono Ariuma che lo colpisce. Ancora un altro colpo d'incontro, Tardanico comunque attacca, non si lascia intimorire, lo vediamo portare colpi, ancora lo butta all'angolo e dall'angolo cerca di seguirlo, ancora gli sfugge Rami Clevis. Angolo blu, ancora Tardanico che preme sul suo avversario e riesce ad avere la meglio, perché sta cercando ancora Tardanico che infila nella guardia di Rami dei bei. Buono questo gancio destro, vediamo cosa ancora Tardanico riesce a portare. Un diretto 1-2, vediamo, finisce la prima ripresa. Secondo me questa ripresa è a favore di Tardanico, angolo rosso, e siamo alla seconda ripresa con Rami Clevis che mi sembra che abbia fatto una ripresa di rimessa cercando di schivare il più possibile. Fuori i secondi ha chiamato lo speaker, vediamo i ragazzi che si stanno preparando, via gli sgabelli e si riparte per la seconda ripresa. La seconda ripresa, lo sappiamo, è una ripresa di per recuperare qualche punto, perché oggi bisogna fare i conti con i punti e qua Tardanico attacca in maniera determinante. Tardanico di Boccadasse ligure, sta imprimendo la sua volontà, non ci riesce molto bene. Clevis riesce a tenere l'affronto, ma Tardanico ha una buona scelta di tempi. Ancora Tardanico, avversario ancora. È vero che Clevis si ripara, però Tardanico riesce a entrare. Vediamo questo. Bello questi 1-2 di Clevis. Ancora un altro pugno inserito, 3-4. Clevis ha avuto due buoni, eccolo che l'ha preso un colpo indiretto, ancora al diretto risponde Clevis, una gazzara, ancora Tardanico che cerca di
togliere i guantoni dal viso di Clevis, cercando di colpirlo. Ecco Clevis ancora, bellissimo Clevis, 1-2, 1-2, un ragazzo che ha ancora doti da mostrare a Dardanico. Infatti ancora Clevis che prende un bellissimo gancio. Un po' disastrato, non proprio corretto, per una ragione di... Dardanico ancora... così la seconda ripresa, darei un pareggio perché effettivamente tutti e due si sono veramente portati alla grande sulla proiezione. Ora si continua a rammentare ai ragazzi che questa ultima ripresa è termina così la loro performance, perciò bisognerà giocarsi il tutto per tutto nel miglior modo possibile con le regole imposte sempre dalla box. Fuori secondi, chiama il e ora si accende il tifo. Tardanico Clevis, vediamo i due ragazzi che stanno disputandosi il punto di questa ripresa, vediamo chi se la giudicherà e ci sarà di qua la relativa valutazione dell'incontro. Tardanico ancora un diretto che prende al volto Clevis, una sventolata di Clevis non risolutiva, vediamo qui questo incontro ancora. La scelta dei colpi, un bellissimo incontro da parte di due, 1-2 da parte di Clevis. Beh, qui veramente siamo su una valutazione che potrebbe essere benissimo su un pareggio, perché veramente se le stanno dando uno, eccolo, Clevis che riesce a penetrare nella guardia di Tardanico, ma anche Clevis accusa. Tardanico non riesce a entrare, ancora Clevis 1-2, sono comunque colpi molto leggeri perché se avessero veramente vigore sarebbe già stato... Ultima ripresa di questo incontro. Mi si è mosso il casco a Clevis. Pronto. Tardanico ha preso un po' di fiato e sta martellando su Clevis.
ancora il caschetto che non... caricato, ha avuto questo momento di calma per immagazzinare, Tardanico sta svergando in questo momento su Clevis, così termina la terza ripresa e abbiamo avuto veramente qualcosa da valutare con una certa discrezione. Ora vedremo cosa dice il bordo ring, io direi che e Tardanico, insomma, nella terza ripresa se la sia guadagnata, specialmente nell'ultimo, e un po' anche durante la prima e poi una seconda non so a chi possa essere assegnata, ma il Tardanico è stato capace di stare al passo. Vediamo ora il Clevis e la valutazione dell'arbitro, perché l'arbitro poiché l'arbitro di bordo ring darà poi il suo reale risultato. Guarda ancora le mani se fossero state truccate in un modo, siamo a posto e ora vediamo chi. Vediamo un po', una per uno ce l'hanno tranquillamente, vediamo a chi daranno la vittoria. Pari, una per uno e la seconda è stata pareggiata, un pareggio si può stare perché sicuramente c'è stato ambo le parti una certa qualità.